Francesco Monte taglia i capelli, nuovo look per la nuova vita senza Cecilia. Francesco Monte nuovo taglio di capelli per una vita senza Cecilia Rodriguez. Una nuova vita non può iniziare senza un nuovo look. E lo sa bene Francesco Monte che per voltare pagina e dimenticare una volta per tutte l'ex fidanzata Cecilia Rodriguez ha deciso di dare un taglio netto ai suoi capelli. In una storia di Instagram la ex tronista di Uomini e Donne ha mostrato il nuovo look. Capelli più corti e taglio sfilato, una scelta che ha subito convinto le fan del bel tarantino che, nell'ultimo periodo, sono aumentate a dismisura. Perché in fondo Monte è di una bellezza unica e qualsiasi stile gli rende giustizia. Nel video Francesco Monte è sembrato sereno, del resto ha di recente rivelato che sta facendo il possibile per andare avanti senza la sorella di Belen. Dire che sto bene è un parolone ma sto riprendendo in mano la mia vita lontano dal circuito mediatico ha scritto Francesco in una lettera indirizzata a Barbara D'Urso e letta nel corso di Domenica Live. Monte sta soffrendo, eppure parecchio, ma non vuole fermarsi. Vuole andare avanti, vivere ogni attimo e istante della propria vita con un pizzico di filosofia zen. Ad oggi cerco di affrontare e superare il tutto in un certo modo, un po' zen direi e purtroppo nella vita queste cose accadono ha spiegato l'ex fidanzato di Teresanna Pugliese. Il giovane ha pertanto deciso di non apparire più nelle trasmissioni televisive e di rifiutare qualsiasi tipo di ospitata. Il suo pensiero su Cecilia e Ignazio non è cambiato ma ha deciso di non guardare più il Grande Fratello VIP. Francesco Monte, l'ultimo chiarimento con Cecilia Rodriguez a telecamere spente. Anche se la storia con Cecilia è definitivamente chiusa, Francesco ci tiene ad avere un ultimo chiarimento con l'Argentina. Lo stesso vuole fare la sorella di Jeremias che, seppur presa dalla passione per Ignazio Moser, non ha del tutto dimenticato l'ex fidanzato. E come spiegato a Giulia De Lellis è pronta ad andare a Taranto, una volta terminato il reality show, per scusarsi con la famiglia di Francesco.